A questo punto passo la parola per le conclusioni al responsabile del lavoro di Rifondazione Firenze, Roberto Travagli, che appunto mi fa particolarmente piacere, ricollegandomi anche all'inciso che aveva fatto Agostinelli, dicendo appunto che varie forze politiche, ne ha citate alcune, ma insomma, diciamo che Rifondazione è qui dalla Bolognina, quindi ecco. Non così, Inossidabile. ecco a voi Roberto Travaglio. Intanto grazie a tutte e a tutti. Chi mi ha preceduto, confesso che mi ha suscitato tutta una serie di pensieri che ogni tanto metto anche un po' nel cassetto, no? E parto non dalla cosa più semplice, ma purtroppo dall'ultima. Io la chiamo una tragedia, quella della GKN. E ha ragione Daniele quando dice che l'impossibilità di avere come interlocutore o un gruppo o una persona, ma comunque in qualche modo identificabile, diventa tutto più difficile. Perché il problema grosso è proprio questo, no? Cioè il fatto che te non hai l'idea con chi stai trattando. Ma detto questo, c'è da dire un'altra serie di cose, secondo me, proprio su questa cosa qui, ed è un po', a mio avviso, la tendenza che si sta andando nel manifatturiero, ma non solo in Italia. Intanto, dico, la GKN è un'industria internazionale, non ci sbagliamo, è un fondo internazionale, di cui Daniele prima accennava anche lo stabilimento di Birmingham, che dove invece si sta delocalizzando in Polonia per 1500 operai, il che non è poco, ma è un fondo che nel 2019, e ho preso alcuni dati, ha fatto un fatturato di 3,8 miliardi, con un utile di 82 milioni di sterline. Cioè non è che si sta parlando di situazioni di crisi in qualche modo non governabili. È vero che c'è stato il lockdown, è vero che diciamo sì, ci sarà una transizione dell'automobile dal motore termico al motore elettrico di qui al 2032, se non sbaglio, ma in tutto questo periodo comunque la trazione, diciamo così, a motore termico continuerà ad andare avanti. Il governo italiano, sentivo oggi il telegiornale, ha riconfermato gli sgravi fiscali per l'acquisto di automobili. Quindi tutto quello che produce la GKN, cioè, non è secondario a tutto questo processo. Cioè, di qui al 2032 avrà eventualmente tutto il tempo di convertirsi in altri tipi di produzione, no? Guidati, ovviamente, eccetera. Cioè, quindi è vero una cosa, questo è un mio pensiero da anni, che io penso che in realtà il lavoro sia diventato fondamentalmente secondario rispetto al fatto che qui si intende esclusivamente puntare a plusvalore fatto in borsa che non sulla produzione. Cioè la produzione diventa una cosa secondaria rispetto a quanto si può guadagnare in borsa con titoli, plusvalenze, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, questo è il concetto fondamentale ed è chiaro che questi non hanno nessun rispetto per il lavoro, per i lavoratori in particolar modo, ma semplicemente per un mezzo punto di azione che va a salire in un mese o comunque nell'arco di alcuni mesi la fluttuazione è tale per cui noi possiamo dare dei dividendi maggiori. Allora, io su questa cosa qui comincio a pensare intanto la cosa più semplice, no? Cioè che in realtà questo è il vero compito della politica, dovrebbe metterci un freno a questa roba. Cioè non esiste il fatto che si possa pensare che i lavoratori, l'industria, la produzione in questo paese sia governata da questa cosa qui. Ha ragione, mi veniva da pensare quello che diceva Marcello, perché io penso che la politica italiana sia ritornata ad essere, permettetemi la battuta,
quella di fine 800, cioè dove la destra e la sinistra erano semplicemente una questione, diciamo così, formale di seduta nei banchi, ma il processo e l'idea liberalista che avevano in fondo era esattamente la stessa cosa, no? Cioè, per poi mandare, dico, Bava Beccaris a Milano a cannoneggiare chi voleva, diciamo così, avere il pane a dei prezzi regolari. Cioè, questo è il problema grosso, secondo me, della politica in questo momento. E io mi auguro che questo non succeda per la GKN, però ho ben presente quello che è successo, dico, alle Becherte e quello che è successo, ad esempio, anche alla Lucchini, a Piombino, no? Cioè, dove in periodo elettorale c'è stata fatta una passerella incredibile di, diciamo così, di pat pat sulle spalle, ci pensiamo noi, risolviamo tutti i vostri problemi, non vi lasceremo soli, e poi ecco il risultato è questo. Allora, io provo a fare alcune, diciamo così, proposte o comunque lancio lì alcune idee. La prima è che è vero quello che dice Daniele, cioè che è la politica che deve dare delle risposte. E allora io penso che nel nostro piccolo, tutto sommato, dovremmo provarci a rilanciare alcune cose, e passatemi il termine, penso siano anche per certi versi abbastanza vecchie, ma qualcuno come me, insomma, viene da lontano, si ricorda che in Italia c'erano degli istituti che garantivano in qualche modo i processi di crisi delle aziende, la vecchia IRI, tanto per essere molto chiari, e dove negli anni che vanno fino al 79. Mi dispiace dirlo, ma c'era chi, pur non essendo delle mie idee, aveva un'idea dell'IRI che comunque era molto più avanti dei suoi successori, leggi Romano Prodi, che hanno svenduto tutto quel patrimonio, no? Cioè, era un presidente democristiano che pensava che comunque il salvaguardare le aziende, salvaguardare le fabbriche era un valore aggiunto e che quindi andava socialmente fatto. Poi è arrivato Prodi e ha pensato bene di svendere tutto. Allora io dico semplicemente una cosa. È vero che purtroppo siamo in Europa e quindi non si può dare aiuti di Stato, ma penso che una proposta di riorganizzare una struttura di quel genere lì che accompagni le aziende e quindi i lavoratori, anche lì come nel caso della Beherte, vogliono e pensano di potersi mettere in gioco e quindi di dargli alcuni anni, 3, 4, quante ne saranno necessarie di aiuto, di sostegno per poi, io sono un comunista e quindi vorrei altre scelte, ma detto questo, rimetterli tranquillamente, dico, in gioco e nella produzione così come la conosciamo. E questo è secondo me un pezzo. L'altro pezzo, io volendo bene a Daniele, dico alcune cose, cioè io penso che dal punto di vista sindacale abbiamo bisogno di fare però anche uno scatto avanti, tutto sommato. La dico un po' per battuta, ma dico, Maurizio Landini, che viene dalle mie parti, tra le altre cose, è stato allevato a Tortellini e Lambrusco, non poteva pensare che accettando questa cosa dello sblocco dei licenziamenti poi non venisse fuori questo problema enorme che va dalla Whirlpool, va dalla GKN, dalla Giorgetti, insomma, se ne sta muovendo tante di cose purtroppo in questo modo, che sono state tenute ferme grazie al blocco dei licenziamenti. Allora, detto questo, io penso che un compito anche della politica, io parlo nostro, e anche dei sindacati, perché riconosco una difficoltà, almeno così è il mio modo di vedere, di riuscire a fare un ragionamento globale con tutti i lavoratori. E quindi io penso che bisognerebbe pensare a trovare alcuni temi comuni a tutti i lavoratori, lo dico lì, come idea buttata in questa serata, insomma, cioè il fatto che si debba andare in pensione tutti a 40 anni, dai tessili ai metalmeccanici. Tanto per portare un esempio, salvo le categorie ovviamente più a rischio. Il fatto che si debba
diminuire l'orario di lavoro a 32 ore a parità di salario, ma valido per tutte le categorie, al fine di ricreare una coscienza comune dei lavoratori, perché è l'unico sistema che io vedo per comunque combattere questo capitalismo che è sempre più feroce. E concludo con questa cosa che mi ha fatto venire appunto in mente la compagna della Beherte. Cioè, io penso che in questo paese ci sia una categoria, ci siano i lavoratori che non è un caso che profondamente amano il proprio posto di lavoro. Cioè, che davanti a questo non hanno paura a fare nessun sacrificio. E che sono quelli, purtroppo, che in qualche modo, nei lockdown, nei momenti di crisi, in qualsiasi situazione, comunque, anche a loro discapito, hanno portato avanti questo paese. Contro, io sono molto sincero, contro chi invece ha pensato di portare avanti solo ed esclusivamente il proprio profitto. Non è un caso che in Italia il 10% della ricchezza è in mano a pochissime persone contro il 60% di persone assolutamente povere. Io non vorrei andare molto avanti su questa discussione, ma perché non la vorrei concludere qui, in questo momento? Cioè, la mia idea è di provare a lanciare sia all'interno delle nostre organizzazioni che all'interno delle organizzazioni sindacali provarci a fare un dibattito un attimino più alto su come possiamo tutti insieme, visto che stiamo dalla stessa parte per buona fortuna, a provarci a, diciamo così, a lanciare una serie di iniziative per cui riusciamo in qualche modo quantomeno a parare il più possibile. Dico le ultime due cose. Una E qui faccio un'accusa alla politica attuale, cioè la CGIL, la FIOM anche, eccetera, dico, è 4 anni, se non sbaglio, che ha depositato la raccolta firme in Parlamento per la nuova Carta dei diritti dei lavoratori, su cui nessuno ha messo un dito. Cioè, io penso che sia la cosa più grave di questo mondo, quando tutti hanno pensato a svuotare, ovviamente, i vecchi sistemi, eccetera. Concludo ricordando a tutti che lunedì mattina c'è uno sciopero generale provinciale e credo, vabbè, io l'avevo anticipato e credo che sarebbe, cioè, sarà il nostro impegno essere presenti e ovviamente riconoscibili anche con le nostre idee, con quello che stiamo proponendo. L'ultima cosa che vorrei dire è un ringraziamento ai compagni del circolo qui di Firenze Sud che hanno organizzato questa serata e sono andati da fare in cucina che, diciamo così, giustamente hanno tolto una delle iniziative molto più leggera, ma perché c'era veramente bisogno di riparlare, specialmente in questa situazione di lavoro e del dramma che stiamo vivendo tutti. Grazie.